Wagyu, buon pomeriggio. Il Leone vi dà di nuovo il benvenuto nella nostra cucina qui a Chef in Famiglia, la cucina di noi italiani all'estero. Allora, oggi andiamo a fare una ricetta della tradizione italiana, originale al 100%, e la dedichiamo a un grandissimo attore. Come sempre, noi li dedichiamo sempre a grandi attori, artisti, e oggi è il turno di Gianni Ferreri. Pensate che è un grandissimo attore, ormai lo conoscono in tutta Italia, in tutto il mondo. E ha recitato nella squadra, Un posto al sole, vari riconoscimenti in Italia, quindi possiamo fare una lista enorme. Quindi, per Gianni Ferreri, oggi la ricetta tradizionale italiana senza troppi barabam 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 è spaghetti alla matriciana. Mo vi faccio vedere gli ingredienti, pochi pochi ma buonissimi. Allora, per fare gli spaghetti alla matriciana, allora, a parte che ce ne sono tantissime di ricette sul web, tantissime versioni. Io prima di fare questa ricetta ho voluto consultarmi con tre grandi chef di Amatrice. Ho fatto una varia ricerca e tutto, e mi hanno dato ognuno la loro ricetta. Io ho scelto naturalmente quella che a me più piace. Però più o meno siamo sempre lì, perché c'è chi utilizza il vino bianco, chi mette il basilico, chi non ci mette quelle. Però alla fine è sempre la stessa storia, perché si parte sempre dal guanciale, un po' di peperoncino, un po' di pecorino romano, dei pomodori pelati e un bicchiere di vino bianco, che adesso lo prendo da lì. Allora, noi partiamo subito con la ricetta, perché è una ricetta shui shui, veloce veloce. Allora, io adesso mi vado a fare una ricetta per almeno due persone, dai, perché mia figlia non se la mangia. E quindi, appunto, proprio perché mia figlia non se la mangia, allora posso mettere pure un pochettino di guanciale in più. L'unica cosa che non posso mettere, ma nella ricetta originale ci va, è il peperoncino, se no poi la leonessa si mette in derretto. Sì. E vabbè, allora io mi vado a fare delle listarelle, ok, di questo guanciale. Se notate la padella, io già l'ho messa sopra, è già bella fumante, è già bella forte, ma senza olio, perché la ricetta originale della matriciana, di Amatrice, quindi vuole che la padella non abbia olio, perché poi dopo si scioglie e caccia l'olio, ok? Senza cipolla e senza aglio, non sia mai. Che facciamo adesso? Siccome è una ricetta veloce, io già mi vado a salare l'acqua nel frattempo che si cuoce il guanciale. E mi vado già a calare gli spaghetti. Tanto questo non ci vuole niente. Mo' tra un minuto già caccia l'olio e vi faccio vedere il resto della ricetta. Allora, poi questo è anche tema di, insomma, per dialogare, per parlare, insomma. C'è chi alza poi tutto il guanciale e se lo mette da parte e poi se lo tiene alla fine. C'è chi ci butta solamente direttamente il vino bianco. Io provo a fare la versione proprio di chef in famiglia. Allora, io un po' di guanciale e me lo tengo a parte. E me lo tengo a parte un po' di guanciale. Adesso io che cosa vado a fare? Vado a sfumare con il vino bianco quanto basta. Se avete la cucina a gas e fate così, non lo fate per favore. Pigliate la padella e mettetela da parte, se no proprio va tutta fiammata in faccia e mi buttate a bestemmia, non finisce. Allora, facciamo un po' sfumare il vino bianco, un po' di guanciale io me lo sono messo da parte, basta anche che non tanto, va bene così, e ci andiamo a mettere i pomodori pelati dentro. Se potete che rimane un po' di pomodoro qui, ci mettete un po' di acqua, ok? Giusto un pizzico, ma proprio un pizzico di sale, quanto basta, e questo qui adesso lo fate cuocere. Normale ci andrebbe anche il peperoncino, ma non ce lo metto, sennò mia moglie mi fa una capatana. Lasciate stare per 3-4 minuti il tempo della cottura della pasta, buttiamo dentro e ci siamo. Allora, la lasciamo naturalmente un po' ridurre, perché tanto, insomma, non ci vuole niente. Questa è una pasta che voi fate a casa veramente in 7-8 minuti. Se avete gli ingredienti, 7-8 minuti. Allora, gli spaghetti, mi raccomando, li dobbiamo cacciare al dente, ma chi se proprio al dente, cavo, sono ingredienti, aspettiamo un po'. Si deve ridurre un altro poco, poi lì ci andiamo a mettere pecorino romano, andiamo a mettere a piatto e speriamo che Gianni Ferreri ci piace sta pasta, perché è una fino romun. Viva Amatrice!
Ok, voglio il sugo, mi va bene così. L'ho fatto stringere tanto bello, ma mi va bene così. Guardate com'è bello. Ma poi, wow, si sente l'odore del guanciale. E adesso andiamo a colare la pasta e andiamo in padella. Eccoci qua. Via. Ah, 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 madonna. Che colore. Mamma mia. E poi la cosa bella è perché quando poi lo spaghetto è fatto bello al dente, poi il sugo è bello stretto e ci stanno i sapori a indio, quel poco di grasso, ecco. Ma che se proprio fino al muro. Adesso ci andiamo a mettere pecorino romano, come la tradizione vuole. C'erano un paio di colpetti e siamo pronti per impiattare. E va bene così, perché non deve essere troppo acquosa, troppo... ad essere proprio che sanno proprio a ricreare dalla Germania ad Amatrice. Ecco qua, voglio, ma è proprio bello, voglio, ma è proprio bello così, voglio. Allora, facciamo una cosa, perché ad Amatrice il basilico non si mette nella matriciana, però io che faccio? Tengo yet, a me e ci vuole il tocco napoletano, dai. Ci mettiamo un po' di lato, dai, neanche la coppa, perché non è giusto ad essere, come si dice. Ma ci mettiamo un tocco, che mi sa io e mia moglie ho pacchellata la pasta, che mi è piaciuta assai. Sì, un piatto è nero. Mia moglie ieri sulla spaghetti alla nerana ha fatto così, mi ha fatto proprio venire un freddo in gol. Guardate quanto è bello. Pecorino romano, spaghetti alla amatriciana originale per Gianni Ferreri. Questa è la matriciana di Chef in Famiglia, senza cipolla, senza aglio, senza né, con il guanciale originale. Questa è una ricetta originale italiana. Eccoci qua, da Chef in Famiglia, per Gianni Ferreri, spaghetti alla matriciana. Noi ci vediamo alla prossima e seguitemi su YouTube, Instagram e Facebook. Un bacio, alla prossima!